Ciao a tutti, oggi sono qui per fare un video tips and tricks su Procreate. Sigla! Oggi andremo a vedere qualche trucchetto da utilizzare sull'applicazione Procreate. Il trucco numero 1 è come fare le righe dritte. Allora, ora io prendo una penna, io provo a fare la riga dritta, mi esce storta, quella forse è ok, però non sono dritte, ok? Come faccio? Tengo premuto e in automatico ho la riga dritta. Se metto un dito si sposta di angolo in angolo, ok? Quindi ve lo rifaccio vedere. Quindi io traccio, tengo premuto, alla fine in automatico diventa dritta. Trucco numero 2: come fare l'alpha lock. Prima, nelle versioni precedenti, c'era proprio nella sezione dei livelli l'alpha lock. Praticamente l'alpha lock serve per disegnare in quella regione circoscritta, ok? In quel livello che noi abbiamo bloccato e vogliamo che sia l'alpha lock. In questo livello, dove io ho questa sfera con il colore interno, sfera per modo di dire, questa figura con il colore all'interno, e voglio lavorare su tutta la figura, basta che con due dita vado tutto a destra, quindi trascino tutto a destra, il livello diventa con l'alpha lock. Infatti, se, non so se dalla GoPro si vede, abbiamo ad esempio abbiamo come sfondo lo sfondo tra virgolette trasparente, quindi i quadratini che ci sono ad esempio anche su Photoshop, quando lo sfondo lo stiamo facendo diventare trasparente, ok? Quindi ora basta che prendo colore che spicca, ok, come vedete io posso uscire quanto voglio, ma intanto sempre all'interno io sto colorando. Trucco numero 3: ad esempio noi adesso abbiamo vari livelli, io ora per comodità e per spiegare faccio un paio di cose, quindi dei livelli li voglio mettere in un gruppo, quindi nel gruppo tra virgolette che dopo chiamerò colore. Cosa faccio? Quando esce il quadratino blu sotto, voi mollate e avete il vostro gruppo. Poi, trucco numero 4: una cosa molto utile è unire i livelli. Come fare? Pizzicando. Praticamente io unisco questi due livelli prendendoli e pizzicandoli, così, facendo così. Trucco numero 5. Un'altra cosa che avete visto di sicuro poco fa è il riempimento, il fantastico secchiello. Qua sembra che non esista, ma in realtà c'è, però in un modo un po' diverso dal solito secchiello di Photoshop o di Paint o di quello che vi viene in mente, no? Per il riempimento di un'area. Con un colore ovviamente omogeneo. Allora io adesso prendo un rosso, basta che voi lo portate così e lo lasciate, avete il vostro riempimento. Siccome ci sono delle sfumature, delle righe che io ho fatto un po' male, praticamente il colore esce fuori. Come vedete, se voi tenete sempre premuto avete qua soglia color drop. Se io la porto giù, come vedete abbiamo una barra blu che si muove, io posso scegliere la tolleranza praticamente, ed ecco qua il riempimento. Trucco numero 6: allora, come fare per far uscire il contagocce? O premendo qua, come vi ho già detto nell'altro video, oppure in un altro modo.
tenendo premuto col dito ed esce fuori il contagocce. Invece, trucco numero 7, se voi premete leggermente avete qua la possibilità di avere varie impostazioni come nuovo livello, riflettere in orizzontale, tutte queste cose qua. Il bello è che sono tutte modificabili, quindi potete impostare la vostra azione più sbrigativa, quella che vi serve maggiormente, più velocemente, premendo così. Trucco numero 8, nel quale io racchiudo due trucchi, ok? Però è l'ottavo. Ad esempio, come faccio io per fare annulla o con, quindi per tornare indietro, o con le due freccette, ma mi viene sempre male, cioè, mi dà fastidio. Due dita. Ok, due dita, torno indietro. Tre dita, vado avanti. Due indietro. Tre avanti, due indietro. Tip numero 9, per fare il coppia e incolla. Come faccio? Tre dita a strisciare o verso l'alto o verso il basso ed esce, taglia, coppia e incolla. Copiamo. Vabbè, ora lui lo incollerà praticamente sopra, però è già con il tasto selezione, quindi con il tasto, con la funzione dove c'è la freccetta, dove possiamo modificarne la forma e il tutto. Trucco numero 10, con la batteria che si sta scaricando. Allora, il trucco numero 10 è sul livello. Se io voglio l'opacità, al posto di premere N e fare così per l'opacità, posso fare di meglio facendo così. Ok, tengo premuto con due dita e ho la possibilità di lavorare sull'opacità. Quindi spero che questo video, sotto i miei punti di vista, vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere, commentare. Mi potete trovare su tutti i social che trovate sotto nell'info box e anche su Periscope, nel quale andrò a fare qualche live. Quindi ciao e alla prossima!